4 cilindri di ciaccola. Un applauso? Sì. Un applauso forte? Buonasera, buonasera. C'è qualcuno che è rimasto a fare la pipì? Chi è? Ma no, dico di là, c'è qualcuno che sente la voce? Mi sa che c'è qualcuno a fare la pipì. Sì, c'è qualcuno a fare. E salta la patata, ditemelo, no? Che stavo un pochino a curare la dita ad aspettare. Ma chi è che ha visto lo spettacolo l'altra volta? Io no. Di cosa parlava lo spettacolo l'altra volta? Sì, vabbè, di noi lo so, è normale. Però la storia com'era? Te la ricordi? Hai visto Cappuccetto Rosso? E poi invece chi l'ha visto il Bosco Incantato? Che non è questa, ma è un'altra storia. Io no, c'è il lupo, mamma. Vabbè. Stasera c'è una storia diversa. Sì, è quella di Natale. Ma te la conosci? Sì. E di cosa parla? Sì. Come ti chiami te innanzitutto? Federico. Vai, raccontaci di cosa parla Scrooge a Christmas Carol. Ma sai una cosa, io so la canzone di Natale. Ma io non ti ho chiesto Trindolvani. Io ti ho chiesto se conosci la storiella com'è, di cosa parla Scrooge. Chi è che si offre volontario per raccontarmi Scrooge? Chi l'ha visto Christmas Carol? Nessuno conosce il canto di Natale. C'è anche Topolino che lo fa, il canto di Natale. Vabbè, ve lo racconto io piano piano, perché vedo parte della storia. Comunque, parla di Scrooge. La conosci? Conosci Topolino. Vabbè, ma stasera Topolino lo c'è, però c'è un altro Topolino. Marco, c'è un altro Topolino stasera. Sono te l'ho trovato. C'era stasera, sono te il Topolino, me lo sono scordato. Me lo sono scordato? Ma allora, guarda, dopo guardiamo, dai. Io ho visto qualcosa lì, cosa c'ha Marco? Niente! A me niente, Sempre a Topolino. Niente! Ma dopo ci spacco il provolone a Topolino, sì. Vabbè, comunque a Christmas Carol. Ciao Dario! E lui è lì a far la guardia. Prego Dario! Dai, che sennò dopo si sente. Ah, bravo! Che sennò dopo si sente a disagio, capito? Chi è Andrea? Come si chiama? Ah, ecco. Bravo. Come si manovra sta Gigi? Come si chiama? Dario! Finalmente qualcuno di buono! Un applauso forte! Dario è uno dei bambini! Ma glielo vogliamo fare un applauso grande alla tata Simona che organizza sempre questo. Viva la tata! È da stamattina che è tutta impegnata a organizzare tutto! Ciao Sibulla! Ciao Sibulla! Lo sai che io sono innamorata di te, vero? Ma non è, no, ti fai litigare così! Ah, Dario, anche te! Te sei la guardia del gioco! Ma cosa sei scemo? Puscia il fiato! Dunque, a Christmas Carol parla praticamente di questo Scrooge, che è cattivo, è cattivissimo, lui proprio, lui Natale lo odia, odia tutto quello che si tratta di Natale, lui lo odia. Allora riceve la visita di tre fantasmi, il fantasma del Natale passato, il fantasma del Natale presente e il fantasma del Natale futuro. Gioppino in tutto questo, lui lavora per Scrooge. E praticamente cercherà di convincere Scrooge a diventare buono. Insomma, è una storia un po' molto natalizia, ma è un po' di paura. C'è qualcuno che ha paura dei fantasmi? Alzi la mano. Io! Hai paura dei fantasmi? Ma sai che Gioppino ci spacca il provolone al fantasma? Poi tanto guarda, se rimangono dentro lì non posso dove dire. Avete capito? No, vai tranquillo che ti farà ridere. Allora, l'importante è che voglio sentire al mio tre un forte viva Gioppino. 1, 2, 3. Viva Gioppino! Allora, buona visione a tutti e mi raccomando, prestate silenzio, e attenzione allo spettacolino. Dai, lo rimettiamo con questo. Il teatro di Burattini in Andia 7 presenta Gioppino e il canto di Natale.
Scrooge! Oh, speriamo che almeno quest'anno il mio zietto si decida ad accettare il mio invito. Salve a tutti, io sono Fred, sono il nipote di Ebenezer Scrooge, figlio di sua sorella ormai passata dall'altra parte, poveretta la mia mammuccia. Saranno 15 anni che cerco invano di portare un po' di Natale nel cuore di mio zio, ma mi ha sempre rifiutato l'invito. Gioppino, ciao! Ciao Fred! Non è giornata oggi. Tuo zio è più cattivo del solito. Oh, povero Gioppino, come ti capisco? No, sì. Te non puoi capire, dammi retta. Ah, ma Gioppino, perché non ti licenzi? Puoi trovare lavori migliori di questo. Non è facile, caro Fred. Ho un figlio e una moglie da mantenere io. Inoltre, il mio povero figlioletto è gravemente ammalato. Devo accontentarmi di questo stipendio, anche se è poco. Ma insomma, stai facendo salotto, Gioppino. Mica ti pago per non far nulla. Fila subito dentro. Ci parlo io con questo parassita. Vado. Che vuoi da disturbare il mio contabile? Qua si lavora, non si poltrisce. Ma zio, sempre a lavorare sei. Farai la fine di Jacob Marley! Taci! Jacob era un grande lavoratore. Altro che inviti di Natale, Pasqua e Pasquetta! Qua non si perde tempo, lui! Ci scalda e ci purifica la noce del Natale! Suoniamo! Gioppino! Vai ad aprire quella maledettissima porta! E non ci stare mezz'ora come al tuo solito. Buongiorno. Uè, Gioppino, che ci fai qua? Oh, ciao Pantalino, ti consiglio di andartene. Il mio padrone oggi non è affatto gentile. Ma che vai dicendo? Io porto l'allegria in cambio di un canto di Natale. Ecco appunto. Da lei al piel mar, i bimbi di qua giù aspettano quei doni che regala il buon Gesù. Ah, din don dan, din don dan, din don din don dan. Ah, din don, to, to, ah, ah, ah. Te lo do io, din don dan. Oh mamma mia, corpo dei mille bastimenti carichi di pulenta e osei. Ma questo è tutto matto, questo è tutto scemo. Oh che bello, finalmente si torna a casa. Fermati furbacchione, dove credi di andare? Come dove penso di andare? A casa! È suonata la sveglia, è finita la giornata! Ah, stramaledico chi ha inventato queste apparecchiature moderne! Un'altra scusa per lavorare di meno! E va bene, vai pure, ma prima porta questo sacco di biancheria da lavare a casa e vedi di lavarla come si deve! L'ultima volta il mio maglioncino di cashmere era tutto pieno di macchie! Ti trattengo la paga! Se mi rovini i vestiti, lo sai! Va bene, dirò alla mia Margie di stare più attenta. Ti conviene. E domani ricordati, puntuale. Ma come, padroni? Domani è Natale, non si lavora! Bobbole! Natale! Ti dirò io cos'è Natale. È solo un altro giorno lavorativo. Ed ogni altro scemo che non è d'accordo dovrebbe essere bollito nel suo brodo. Non voglio più sentirti chiedere un giorno di ferie o di festa, altrimenti sarai licenziato. Quindi domattina presentati qua alla solita ora, altrimenti non scomodarti a tornare. Santa la pulenta brustolida, proprio domani che dovevo portare il piccolo Bortolino dal dottore, dirò alla Margie di andare da sola. Anche Gesù già si finirà col litigare di brutto. Ma perché il padrone è così cattivo? Perché la stellina di Natale non mi viene in aiuto? Perché nessuno fa nulla per cambiare le cose? Perché? Oh, bobbole! Natale,
Bla! Andiamocene a dormire, che domani è un altro giorno. Ma! Chi si è permesso di entrare in casa mia senza permesso? Ebenezer Scrooge! Eh? Ebenezer Scrooge! Va via! Ebenezer Scrooge! Che cavolo succede? Dannatissime catene! Mi hanno fatto inciampare! Ma io conosco questa voce! Tu! Tu! Uno scheletro! Scrooge! Non mi riconosci? Ero il tuo socio, Jacob Marley! Marley, sei proprio tu! Ebenezer, ricordi? Quando ero vivo, derubavo le vedove e truffavo i poveri! Sì! E tutto nello stesso giorno! Ah, avevi classe, Jacob! Facevo bar! E così ora per punizione sono costretto a portare queste pesanti catene per l'eternità! Ups! E forse anche oltre! Non c'è speranza! Sono condannato! Condannato! E la stessa cosa succederà anche a te! Ebenezer Scrooge! È impossibile! Non voglio! Aiutami, Jacob! Stanotte riceverai la visita di tre spiriti! Da loro ascolto! Fa quello che dico! O le tue catene saranno più pesanti delle mie! Addio, Ebenezer! Dannate catene! No! Tutto questo è scientificamente impossibile! Lo so che cos'era quello! Era solamente il frutto di un'allucinazione dovuta alle sciocchezze che mi sono state dette da quell'ignobile nipote che mi ha scombussolato la testa! Non ho mai creduto nei fantasmi e tantomeno ci crederò adesso! Ora dormirò, sì! Ora dormo, così mi pulirò la testa da tutte queste fandonie. Sì, e senza dubbio un po' di stress. Ma sì, che razza di idiozie. Buonanotte. Ah, bobole. Che c'è? Voi bambini, avete per caso visto qualcosa? Come? Non c'è nessuno, vero? Oddio, che paura! Che cavolo sei? Sai bene chi sono! Tu sei lo... Sono lo spirito! Passati. E che cosa vuoi da me? Ricordarti come eri. Esmeralda! Dove sei finita?
Eccomi, Ebenezer. Oh, Esmeralda, si può sapere per quale motivo mi hai dato appuntamento qua? Chiudi gli occhi, Ebenezer. Chiudere gli occhi? E per quale motivo? Chiudi gli occhi, ti ho detto. Resta così. E adesso conta fino a tre. Ma cosa hai in mente? Conta, ti ho detto. Uno, due e tre. Oh, ma io non so cosa dire. Non dire niente. Vieni con me. Io non capisco, spirito. Perché mi hai fatto rivedere tutto questo? Perché mi hai ricordato di Esmeralda? Caro Scrooge, la tua amata Esmeralda. Eri così felice quando per la prima volta hai sentito quel piacevole brivido nel cuore. Sì, certo, lo ammetto, ma non capisco dove vuoi andare a parare, francamente. Stai a guardare, vieni con me. Ma dove mi hai portato? Conosco questo posto. È la piazza davanti il mio ufficio. Zitto e ascolta! Ciao, che cosa vuoi? Ti ho detto mille volte di non venire mentre sto lavorando. Rallenti il guadagno. È così che mi tratti? Io vengo a trovarti e tu sai solo rispondermi male. Ma non è questo il punto. Dimmi, che vuoi? Forza, e non farmi perdere altro tempo. Devo lavorare. Lavoro, lavoro, sempre lavoro. Non ti riposi mai. Riposare. Non so neppure cosa significa questa parola. Insomma, cosa c'è? E va bene, Ebenezer. Sono anni che ho quella casetta per la luna di miele. E ho aspettato che tu mantenessi la tua promessa di sposarmi. Ora devo sapere, hai preso una decisione? Ebbene sì, l'ho presa! L'ultima rata del pagamento della casetta è arrivata con un'ora di ritardo, non puoi più riscattare l'ipoteca! Addio! Amavi i tuoi soldi più di quella povera creatura e l'hai perduta per sempre! Ti prego, no! Non posso più sopportare questi ricordi. Portami a casa. Non dimenticarlo, Scrooge. Tu stesso hai causato questi ricordi. Tu stesso. Come ho potuto essere così pazzo, così egoista, così cieco? Era davvero innamorata la mia dolce Esmeralda, mi voleva davvero bene. Come ho potuto? Tu sei il secondo, sei il secondo, sei il secondo spirito del Natale. Esatto, più precisamente io sono lo spirito del Natale presente. Ti prego, non farmi vedere più cose tristi, ho il cuore in frantumi. Ma tu non hai un cuore, Scrooge. Tu pensi solo a te stesso e mai a nessuno. Pensi talmente a te stesso che neppure mai saputo dei gravi problemi che ha il tuo povero contabile Gioppino. Che? Gioppino? Che c'entra Gioppino? Vieni, Scrooge, vieni, vieni. Vieni, aspetta, vai piano, vai piano. Duma, vieni, Bortolino, corri!
Eccomi, papino! Sono qua! Oh, Bartolino, finalmente possiamo stare un po' insieme solo io e te. Sì, papino, sì. Oh, vedrai, piccolo mio, riusciremo a superare anche questa brutta cosa, te lo giuro sulla mia stessa vita. Ma quello è il figlio di Gioppino. Proprio così, così. Io non sapevo neppure che avesse un figlio. E dimmi, spirito, cos'è che non va a quel ragazzino così carino? Il piccolo Bartolino è gravemente ammalato. E se non riceve le giuste cure in tempo, non vedrà il suo prossimo Natale. Ma come? E perché Gioppino non lo porta da un bravo dottore? Perché ci vogliono molti soldi per curare il suo tipo di malattia. E il povero Gioppino a malapena sopravvive con il misero stipendio che riceve da te. Beh, ma che problema c'è? Darò a Gioppino un aumento e aiuteremo il piccolo Bartolino. Ricorda, Scrooge, che se non manterrai ciò che dici, avrai il rimorso per tutta la vita. Ma sì, spirito, domani parlerò subito a Gioppino e vedrai, risolveremo il problema di Bartolino. Spirito, dove sei finito? Spirito! Spirito! Mamma mia, tu sei lo spirito del Natale futuro, giusto? Proprio così. E dimmi, cosa devo sapere ancora? Cosa devo sistemare? Guarda con i tuoi occhi. Spirito, perché mi hai portato qui? Di chi è questa tomba vuota? Ma è la tua, Ebenezer! Per l'uomo più ricco della città! No, no, spirito! Pietà, pietà! Cambierò! Cambierò! Aiuto, aiuto! Non sarò più così, lo giuro, spirito! Cambierò, cambierò! Ma sono vivo! Sono salvo! Gli spiriti mi hanno dato un'altra possibilità! Benissimo! Ci sono tante cose da fare! Prima di tutto, devo andare da Gioppino! Sì! Ho già in mente cosa fare! Resterà di stucco! Non vedo l'ora di vedere la sua faccia! Sì! Ma non posso uscire così! Eh no! Aspetta un momento! Ecco, così va meglio. Crashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring. E dalle Alpi al mare i bimbi di qua giù aspettano quei doni che regala il buon Gesù. Fred, nipote! Zio! Che ci fai con quel cappello in testa? Oggi è Natale e siamo tutti più buoni. Ricorda di lasciarmi un posto a tavola vicino al caminetto per stasera, mi raccomando! Cosa? Vuoi dirmi che verrai alla cena di Natale in famiglia? Ma certamente! Sei il mio unico nipote e ti voglio bene! Dammi un bacetto! Muacchete! Oh zio, non sai che gioia per le mie orecchie! Adesso però devo salutarti, nipote! Devo ancora sistemare l'ultima faccenda! Buon Natale! Ci vediamo stasera! Ciao zio! Ciao Scrooge! Ciao! A stasera, zio! A stasera! Oh, come sono contento! Scianta la pulenta, brustolida! Ma come si fa a lavorare anche il giorno di Natale? Dovrei essere a fianco di mia moglie e di mio figlio in un momento del genere! Cosa? Il signor Scrooge? Dimmi, Gioppino, ti rendi conto di che ore sono? Ma, signor Scrooge, cosa ci fate con quel cappello in testa?
Io... Già. Dicevo, non cambiare discorso. Hai visto che ore sono? Ma sono solo in ritardo di pochi minuti. Appunto, sei in ritardo di pochi minuti, che dobbiamo subito rimediare. Vieni con me, prenderemo la macchina e raggiungeremo il più vicino ospedale per tuo figlio Bortolino. Cosa? Ho capito bene? Hai capito benissimo, mio caro Gioppino! Ti prego di scusarmi per tutte le cose brutte che ti ho detto e soprattutto per non essermi mai accorto dei tuoi problemi in famiglia. Ma da oggi le cose cambieranno! Ho deciso, ti darò un notevole aumento di stipendio e ti farò diventare mio socio! Socio? Esatto! Che ne dici? Dico che mi sembra di sognare! Sei contento? Se sono contento! Certo che sono contento! Mi sono calmato! Le brutte cose che ho passato, mandiamole a scordare! Se questi cari bambini ci fanno un bel battimano, davo fino a domani li sto a ringraziare! Ciao bambini! E buon Natale a tutti! Ciao! From everywhere, feel you near. Oh, the hell of a story in the fields and in the town. In the green world, we'll sing the songs of the cheer. Christmas is here. Words of the chief from everywhere.